Noi abbiamo amato sempre Fenoglio, l'abbiamo sempre considerato il più grande scrittore italiano, dal dopoguerra a oggi, ma forse anche prima, e però non siamo mai riusciti a realizzare un film dai suoi libri perché i diritti erano stati presi da altri e sono stati fatti vari film dalla RAI, anche La Chiesa, il Partito Giovani, che era un bel film, e siamo sempre arrivati tardi. Due anni fa ormai ce l'avamo rassegnati alla radio, io ero a Salina dove vado d'estate sempre, e alla radio stavano, come erano tutti, leggevo alcune pagine di una questione privata. Sono stato rapito come prima, anche di più, perché ho riscoperto questo capolavoro assoluto, e emozionato ho fatto il numero di Umberto Antonutti e ho detto grazie per questa lettura di questo straordinario libro così poco conosciuto, e lui ha detto ma guarda, questo libro l'ho incisa 10 anni fa veramente, comunque insomma grazie lo stesso. E poi guarda, la cosa buffa è che 3 minuti fa tuo fratello Vittorio mi ha chiamato per dirmi la stessa cosa. La cosa buffa è veramente perché io e Vittorio non ci siamo parlati, poi ci siamo parlati moltissimo, io sono tornato a Roma e ci siamo buttati, capofittati in questo libro straordinario per tradirlo e fare un film. Io penso che è una storia che raccontano, è un luogo comune la storia, cioè è il triangolo amoroso, lui, lei, l'altro, vista 1000 volte, in 1000 film orrendi, in alcuni film straordinari, nella tragedia greca, cioè non si inventa niente, è una storia vecchia. Nuovo deve essere l'autore che riprende questi temi e li fa vivere con sentimenti suoi, nuovi, contemporanei, cioè noi viviamo oggi e quindi esprimiamo quello che siamo, non attesi, ma perché lo siamo istintivamente diversi da certi racconti del passato. Quindi, sono senza voce perché tutto il giorno che parlo, scusate, e io penso che questa storia è una storia che il pubblico può amare, perché più o meno le persone che io conosco hanno vissuto una storia come questa, l'amore terribile, impazzire d'amore, di gelosia, e soffrire e amare e dimenticarsi di tutto, tant'è vero che il nostro protagonista si dimentica di essere in montagna, che c'è la resistenza, c'è la battaglia per cui lui è salito in montagna, che non è che lui rinnega, ma che dimentica per colpa di questo amore incerto, che lui non sa se la donna che lui ama lo ha tradito col suo migliore amico. Ma ci hanno detto all'inizio del nostro lavoro, ma come, ancora i fascisti? Volete parlare ancora dei fascisti? Voi che con la notte di San Lorenzo avete parlato già del fascismo. È vero, anche noi pensavamo, dopo aver finito quel film, che non avremmo più parlato di quei fascisti. Invece quei fascisti stanno tornando, stanno provando a tornare. Abbiamo visto che hanno attaccato alle pareti, non so di quale città, un manifesto che è un manifesto della Repubblica di Salò, in cui c'è un negro che allunga le mani su una donna bianca. E accadono quello che è accaduto adesso con la Lazio, la scuola, sì, che hanno messo quella maglietta a quella, non voglio nemmeno nominarla, voglio dire a quella bambina che è la bambina di tutti noi e che veramente indignato, non è sopportabile. E colpa chi è? Di chi è la colpa? Colpa si dice che è colpa di come sono stati allevati i ragazzi dai genitori, fratelli, eccetera, ma io dico che è la scuola che è responsabile di questo, perché io ho anche dei nipoti. La scuola non insegna, non fa capire abbastanza ai ragazzi qual è stato il loro passato, il passato di chi è vicino a loro, perché così capirebbero di più qual è
la loro realtà e quale sarà forse il loro futuro. Ancora fascismo? Perché non è, cioè io non l'ho vissuto, non l'ho visto, perché mi ricordo pulsanti fascisti su Marte, grandi risate, ma cioè scolasticamente mi appoggio a quello che dice Paolo, io non so niente, ignoranza tremenda, quindi no, anzi siamo in un momento storico in cui le generazioni, la nostra generazione, quelle un po' più giovani, sono le prime a non avere nessuna testimonianza diretta con quelli che hanno vissuto il fascismo, la guerra, e difatti con atteggiamenti molto naifi i giovani di oggi possono, no, andare in giro a fare delle mascalzonate come quelle che hanno fatto negli stadi. Quindi devo dire che quando mi è stato proposto il film forse è stata l'ultima cosa a cui ho pensato, e se c'è qualcuno che può parlare di quel contesto storico, chi se non italiani. Quindi no, dal punto di vista politico, per quanto la motivazione fosse piccola, e in più sono contento, cioè la nostra Costituzione è stata scritta dopo quegli anni, far finta che, no, oppure la rivalutazione storica di quegli anni fatta in maniera così alla carlona mi infastidisce molto, quindi no, sono contento se ne possa parlare di più, non credo sia il centro del film, è un po' la cornice, però non è un argomento trattato così tanto da poter dire basta, anzi. Luca e Valentina? No, io sono, condivido quello che ha detto Lorenzo, non è assolutamente quello che ho pensato quando ho letto il romanzo e tantomeno quando ho letto la sceneggiatura. Ma anche fosse stato un film sul fascismo, mi avrebbe fatto piacere prenderne parte, perché insomma parlarne in modo approfondito e non superficiale non è mai abbastanza. Chiarina, fantastico. No, secondo me la cosa bella di questo film è che almeno per me è stata una cosa proprio come, cioè un film è anche un po' un'esperienza fisica, no? E uscire dalla macchina che ci ha portato a 2000 metri il primo giorno di set, aprirla, scendere e vedere 60 ragazzi comparse, vedere tutti questi ragazzi, ho detto perché tutti questi ragazzi sono qua? Stavo quasi per andare a chiedere a Paolo, ma poi per fortuna ho evitato questa figura di... E ho detto, ma non sono i ragazzi che hanno fatto la resistenza, il più grande aveva 20 anni, ma 20 anni reali, cioè vedere un ragazzo di 20 anni in mezzo alle tende, con delle tende, in mezzo a delle montagne, al freddo, è stata un'esperienza come una macchina del tempo, non so come dire, vivere questa cosa è stato fortissimo per me. E sentire, perdonami la citazione, Paolo prima che diceva ho visto le cose poter cambiare, che ho questo, non sbaglio la citazione insieme a te, è drammatico, però so che si possono cambiare le cose perché l'ho vissuto, questa è stata una cosa meravigliosa. Ecco. Io ho sentito tempo fa un altro grande del nostro tempo che ha detto io non me la sento di giudicare i giovani perché hanno dei valori che non sono ancora stati storicizzati, no? Secondo me, io non la vedo così negativa, secondo me c'è un tale bombardamento di verità di quello che succede nel mondo che secondo me ognuno è consapevole del fatto che si può morire per degli ideali. Non la vedo mi sembra sempre anche nelle interviste prima, i giovani non ci sono valori, non la vedo assolutamente così. Io vivo con due ragazzi che sono dei teenager, sono appieno nel mondo dei teenager, quindi con gli occhi su queste cose che abbiamo tutti noi, tante volte siamo più noi e quelli più grandi che sono schiavi di questa roba, più dei ragazzi che ne fanno un uso che noi non conosciamo. L'importante è non farsi rimbecillire o addormentare da questa roba qua, perché non cambiamo, quei ragazzi lì ce li abbiamo nel sangue, questa voglia di cambiare le cose c'è sempre.
l'importante è non farsi intorpidire da tutto questo.